Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge. Mamma mia ragazzi, sono troppo contenta. Mi scuso per la mia tazza che non è a tema Halloween, però mi sono dimenticata di acquistarne una nuova. Ma vi potete capire perché sono reduce da una settimana di chetogenica. Quindi ieri ho concluso, che era lunedì 26, la mia settimana di chetogenica. Se ve la siete persa ve la lascio tutta giù nell'info box, ma la trovate anche sul canale, però io vi lascio tutti i video giù nell'info box. Allora, oggi siamo qui per fare la challenge a tema Halloween, infatti potete vedere la mia bellissima maglietta e dei prodottini. Sono andata al Lidl perché è l'unico supermercato qui da me che ha cose a tema Halloween e quindi ho voluto prendere un po' questa linea. L'abbiamo vista un po' anche l'anno scorso, però ho cercato di prendere delle novità, cose che l'anno scorso sì ho provato ma che altre non le avevo provate, quindi ho fatto un po' un mix. Allora, a parte che mi sembra che questa è la prima 24 ore a tema Halloween, perché l'anno scorso abbiamo fatto un video assaggio più che una challenge delle 24 ore, però non mi ricordo. Allora, io inizierei invece di iniziare prima dai biscotti, dallo yogurt. È uno yogurt, penso alla vaniglia, che ve l'ho mostrato prima mentre io parlavo, è lo yogurt alla vaniglia con questi pezzettini di cacao. Io vi faccio la clip sopra, ve le faccio vedere. Semplice yogurt, voglio assaggiare la pallina che mi sembra glassata. È a fragola. Vediamo un po' com'è. Mamma mia, che buono! All'interno lo yogurt è un po' aspro, sa un po' infatti di limone. Si pulisce anche sempre la confezione. Sì, comunque sa di limone. Vabbè, io non ci capisco niente, quindi vabbè. Mamma mia, è buonissimo. Se lo trovate ancora, prendetelo. Mi dispiace che questa challenge uscirà proprio la giornata di Halloween. Però se vi recate al supermercato quella giornata e li trovate, prendeteli. Perché ce ne sono due, l'altro lo assaggerò domani mattina. Veramente solo due. Poi io quando ero piccola mi piacevano molto questo formato di yogurt, però quelli là con gli Smarties, mamma mia che ricordi. Poi io l'ho apprezzato ancora di più perché sono reduce da una settimana di chetogenica, fuori a stare sempre tutta la giornata per 7 giorni a 40-50 grammi di carboidrati, forse è proprio per questa la mia enfasi. Non so lo yogurt freddo dopo il latte caldo e il caffè cosa mi può succedere, ma lo scopriremo. Allora, io sono troppo contenta. Mi ricordo che questi l'ho assaggiato anche l'anno scorso, ma non ricordo come sono, quindi andiamoli ad aprire. No vabbè, ma sono bellissimi. Vi faccio la clip così ve le faccio vedere. Vedere. Sono completamente ricoperti di M&M's. Va bene. Anzi, non sono gli M&M's, ma gli Smarties. Vi rompete un dente per mangiarvelo, ma sono buoni. Il bello è che sono stra pieni. Questo è bello. Poi ultimamente sto in fissa, anche se non so perché, per i cookies. Il mio corpo sta gioiendo.
Sto godendo proprio. Perché raga, lo sapete che nelle challenge di Giulia c'è una sola regola: si deve mangiare, punto. Quindi vedrete fino all'ultima briciola che mangerò, perché questi video sono così, altrimenti è meglio non farli. Se concordate con me, scrivetemi qua sotto, concordo con te. C'è una sola regola: mangiare. L'azione è andata, io adesso segno tutto sull'applicazione perché sono troppo curiosa di vedere a fine giornata quanto io ho mangiato. Ma di sicuro tanto, Giulia, tanto. E quindi noi ci vediamo, penso, sono le 9, però io non farò nessun snack nel mentre, quindi nessuna merenda prima del pranzo. Quindi noi ci vediamo direttamente con un super super pranzo. Qua con il pranzo. Allora, come pasta voglio utilizzare questa qui che trovate sempre al Lidl, a forma di zucca, fantasmino, pipistrello, ed è a grano saraceno e a base di grano saraceno con una 1% di carote e 1% di pomodoro. E come sughetto voglio utilizzare il formaggino della Mio, che io lo amo, mi riporta sempre all'infanzia, e poi con questa vellutata di zucca. Io direi di assaggiare subito, poi ci sarà anche un secondo che di solito è molto molto raro nei miei video, però oggi c'è. Eccola qui, assaggiamo ancora caldo. Buonissima. Comunque devo dire la verità, comunque è veramente molto buona. Si sente un po' di pomodoro e anche la carota. Adoro. Io penso che quello viola sia pomodoro, quello bianco grano saraceno, vabbè, tutto anche la grano saraceno, e quello un po' più sull'arancione sia carota. Ma è buonissima. Con questa combo di zucca, zucca formaggino. Comunque ho sbagliato a dire, infatti, è pasta tricolore di semola di grano duro, gli ingredienti 98% di semola di grano duro, acqua 1% di pomodoro in polvere e 1% di carota nera in polvere. Quindi il pomodoro è quell'arancione e la carota è quello lì più scuro. Ok, a posto. Con questa combo che ho fatto super veloce, pensate che la zucca l'ho tagliata a cubetti e l'ho fatta cuocere con un po' d'acqua. Poi l'ho fatta, una volta cotta l'ho schiacciata, ho aggiunto neanche un cucchiaio d'olio, ho aggiunto il formaggino, poi con l'acqua di cottura calda della pasta ho fatto sciogliere tipo a cremina e poi ho calato all'interno la pasta e ho amalgamato tutto, quindi super veloce da fare. Buonissimo, questa pasta era veramente super buona, perché anche se c'era un 1% di pomodoro, di carota nera, si sentiva proprio, poi sposato con la zucca, con il formaggino, veramente super buono. E quindi niente, io nel mentre vado a cuocere il secondo, non vedo l'ora di assaggiarlo, che poi se mi sarà buono perché cambia un po' la forma, però voi lo starete già vedendo mentre io devo aspettare. Eccoci con il super secondo, cioè ho fatto questi nuggets. Sono dei semplici nuggets di pollo, solo che a forma di pipistrello, fantasmino, zucca, e quindi ho scelto di prendere uno di ogni tipo. Quindi assaggiamo.
Dentro sono super super morbidi, infatti all'inizio pensavo che no, non c'è, pensavo che c'era pure la patata all'interno, non so perché, proprio per la sua morbidezza. Comunque dentro sono super morbidi e fuori sono croccantissimi. Assaggiamo. Sembrano i nuggets del McDonald's, uguale, ci manca solo la salsa del Mac e abbiamo fatto, cioè la maionese. Mamma mia, che buoni! Pensate che io l'ho cotti al forno per 20 minuti senza olio e sono così super croccanti, proprio buoni. Li ho fatti giusto un po' scongelare una ventina di minuti. Rotolava al pipistrello. Comunque se li trovate, prendeteli. Pranzo completamente andato, finito, e noi ci vediamo tra pochissimo, per voi tra poco, per me tra un paio di ore, con una super super merenda super super salata. A dopo. Eccoci qua con la merenda. Io ho paurissima. Comunque, voglio assaggiare insieme a voi questa che è 100% frutta, è un succo di uva rossa, melagrana e ribes nero. 65% succo di uva rossa, 25% succo di melagrana e 10% di succo di ribes nero. Cioè, questo sarà buonissimo. Quindi andiamo a bere un po' di sangue. A parte che la bottiglia è bellissima, comunque sa di melograno, io lo chiamo così, No vabbè, ma è bellissimo! Oh, poi ho indovinato pure il bicchiere, cioè... Tu lo assaggiamo? Oh mio Dio! Tantissimo di melograno. E poi ho fatto queste patate dolci, cioè raga, io non lo so, e poi dopo andremo a mangiare le patatine alla panna acida, che penso che saranno la cosa più buona di questo mondo. Non volevo prendere queste patate dolci, ma volevo prendere i fantasmini a patate normale. Se ho detto vabbè Giulia che prendi sempre le stesse cose, e adesso in questo momento ho detto no, ma secondo me l'anno scorso non li ho presi. Quindi boh, assaggiamo, l'odore non mi piace, cioè oddio, è una patata dolce, non è che mi aspettavo chissà cosa, però sono delle patate dolci impanate in una spezia, che non so quale. Buona! No. Ma no, che brutto, mamma mia! Mi piacciono. Vorrei assaggiare un attimo così, forse l'impanatura che... di patate dolci, ma l'impanatura che è orribile. Cioè, e questa impanatura non si può mangiare. Non mi piace. Non lo so, forse accompagnata con qualcosa tipo un hamburger, allora sì, ma mangiate così, no. La cosa ti aspettavi? Mi aspettavo più di sentire il gusto della patata dolce, ma questa impanatura è orribile, quindi no. Adesso le mie adorate patatine, che queste le ho prese pure l'anno scorso e le ho riprese perché sono le patatine più buone di questo mondo alla panna acida, quindi se le trovate prendetele. Ma roba che buona! Piattino rigorosamente arancione. Ok,
c'è la ragnatela. C'è il ragnetto. Comunque il ragno è guadagno, quindi va benissimo. Comunque i miei video challenge si trasformano sempre in video recensione. Non l'ho capita sta cosa. Ovviamente prendete il succo perché è troppo buono. Comunque mi piacciono tantissimo le patate dolci. Fatemi sapere se voi amate le patate dolci a pasta arancione come queste, senza panatura, orribile, oppure quelle a pasta gialla. Io, no, pasta bianca, che pasta gialla, a pasta bianca, io le adoro quelle a pasta bianca. Un momento ASMR. Comunque mi sto mangiando le mani in questo momento. Che saperlo, prendevo le altre. Conferenze ci sono loro. Una domanda. Ma se il ragno porta guadagno, significa che sarò molto fortunata in questo mese? Perché ne sto mangiando tanti. Finirei tutta la busta, ma non posso, perché altrimenti mia sorella mi uccide perché ha detto conservamene due, quindi non posso. E niente, quindi noi ci vediamo dopo con il penultimo pasto di questa giornata. Sono triste. E noi ci vediamo dopo, ritorno in me, e noi ci vediamo dopo con il penultimo pasto di questa giornata. Io non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di assaggiare una cosa che secondo me è super super buona. Speriamo, Maro, speriamo. E quindi a dopo. Eccoci qua con la cena, io vi dico solo che ho il languorino proprio. Cioè raga, emana un profumo allucinante. E la pizza con il cornicione già si è un po' indurito. Prima era morbidissimo, infatti secondo me doveva farla stare giusto un minuto in meno, però vabbè. Comunque vi stavo dicendo, sopra è farcita con, io penso pure un po' di mozzarella o provola, però stava scritto crema di zucca e pancetta. Mamma mia, troppo buona. L'altra invece che non ho presa, perché l'anno scorso avevo provato le pizzettine, era tipo col cheddar, una cosina di questa, non mi ricordo. Ok, assaggiamo. Però comunque è super morbida. Ok, assaggiamo. Scotto. Allora, ovviamente non è paragonata alla pizza qui napoletana, però molto buona, un po' cornice, però è molto morbida, solo che è molto molto sottile, quindi dà quella sensazione un po' di duro, anche se è morbida. Però devo dire la verità che, da come potete vedere, gli ingredienti sopra si sentono molto ed è molto buona e molto piacevole. Somiglia molto alle pizzette tipo surgelate che trovate all'Eurospin, quelle lì quadrate o le rotonde, uguale, stessa consistenza, però devo dire che è molto molto buona. Io di solito non penso che questa sia, non voglio dire una stupidaggine, però secondo me sì, è la prima pizza in tutta la mia vita surgelata di queste dimensioni. Sì, perché l'anno scorso presi le mini pizzettine, perché di solito sono solita prendere, cioè non sempre, però ogni tanto, tipo anche nei video, la pizza, la pizzetta surgelata, ma mai proprio una pizza. Quindi questa è la mia prima pizza surgelata grande in 19 anni di vita. Sì, adesso posso dire 19 perché ce l'ho.
La zucca si sente, ma non proprio tanto, 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 tipo quella zucca che vi disgusta. No, no, non è così. È molto delicata. Ma raga, parliamoci chiaro, per 1,90€ di sicuro non mi aspetto di trovare il lusso, assolutamente. Però questa, raga, è una di quelle pizze che è calda, giustionate, e però quando inizia a raffreddare diventa una pietra. È buona. Com'è? Ho dato anche un pezzo a mia sorella, gli ho dato un pezzettino e ha detto che è buonissima. Dio mio. Eccomi qua, penultimo passo di questa giornata, ma noi dobbiamo fare ancora un altro passo, per me questo è l'ultimo, ma domani farò l'ultimo passo del video. Comunque veramente mi è piaciuta molto, io mi sono dimenticata di segnare le calorie della pizza, quindi farò un unico resoconto di questa sera, che è la colazione di domani mattina, e vi scriverò direttamente le calorie nel titolo. Pensa all'incirca, in totale dovrebbe essere 2005. E quindi niente, la cena è conclusa, super cena, e noi ci vediamo tra pochissimo, non mi passeranno un bel po' di ore, ma ve lo vedete subito, con la colazione. Buongiorno e benvenuti nell'ultima clip di questo video. Allora, stamattina yogurt, da come avete visto, yogurt. Allora, ragazzi, ho letto e dice solo latte, perché alla fine stava scritto sotto. Comunque, mo vediamo se è come ieri, ma io ieri in quell'altro sentivo tantissimo il limone, con i pezzettini, quindi le palline di cioccolato, e poi dopo questi biscottini ricoperti di cioccolato. Mamma mia, adoro, io sto morendo di fame, quindi iniziamo a mangiare. Voglio assaggiare un attimo solo lo yogurt. Questo è diverso da quello di ieri. Infatti questo sente proprio la vaniglia. Il latte, ma quello di ieri no. Vabbè. E faccio la solita clip. Assaggiamo la pallina. Perché il 75% cacao le palline, perciò si sente così, oh. Buono, però tra i due preferisco di più quello di ieri con le palline rosa, perché era molto più agrumato. Questo sembra un classico yogurt, tipo quella della Müller. Comunque questi yogurt sono buonissimi. E adesso, pensavo che era tipo il biscottino salato con un po' di cioccolato. Fantasmino. Sembrano io, come si chiamano? Yoro Saiba, però ricoperti di cioccolato. Yoro Choc. Sono buonissimi. Ultimo, e io con l'ultimo biscottino concludo questa 24 ore. Io spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!